di vedere il sindaco di Fano, Seri, che non è assolutamente in grado di favorire e di dare ai cittadini del nostro territorio un servizio pubblico adeguato. E anzi, dispiace ancora di più vedere che si inginocchia e si mette a zerbino davanti a Ceriscioli, davanti a Ricci, accontentandosi di alcune briciole. Questo comportamento di Seri è non solo inadeguato, ma soprattutto è lesivo nei confronti dei cittadini, proprio perché firma un protocollo in cui chiede le briciole e in La cui. sferzante visione dei 5 Stelle di Fano sul protocollo d'intesa con Ceriscioli di Massimo Seri, illustrate dall'onorevole Cecconi, e le considerazioni al vetriolo sulla sua persona non sono state ben digerite dal sindaco di Fano, che chiede scuse ufficiali da parte del parlamentare grillino e rilancia invece la giustezza del suo operato. Questi parlamentari, questi neoparlamentari probabilmente si sentono dei dio in terra, in realtà sono dei servitori dei cittadini, magari con dei lauti guadagni, cose che i sindaci non hanno. Io mi auspico che ci siano delle scuse pubbliche, perché non si può andare oltre. In ogni caso io non permetto che mi si infanghi e si usino parole così forti nei miei confronti. Detto questo, io parlo di sostanza. Allora, come sindaco io tutelo gli interessi di questa città e forse come lo sto facendo io non l'ha mai fatto nessuno fino ad oggi. Io sono l'unico che si è permesso di rimettere in gioco tutto quanto. E in alcuni momenti l'ho fatto anche da solo, senza i miei compagni di viaggio, anche della mia coalizione e senza l'opposizione che oltre a sventolare la bandiera per prendere qualche voto in più, nei momenti cruciali non sono stati a votare in determinati modi. E le cose sappiamo come sono andate, che da Fosso Siore l'ospedale si è spostato a Muraglia. Bene, con la mia battaglia in ogni caso sono riuscito a mantenere aperto l'ospedale e non parlo di altro, parlo di ospedale Santa Croce che rimarrà a Fano.